le immagini che vedete arrivano dal palazzetto, se vogliamo chiamarlo così, di Melendugno, dove è in corso la partita tra il Melendugno capolista del campionato di Serie C donne e la Pallavolo Cerignola. Da circa 20 minuti la partita è sospesa perché sul palazzetto sta piovendo. Le giocatrici delle due squadre hanno rimesso le tute addosso perché fa molto freddo lì, e a questo punto si sta cercando di capire se la partita potrà riprendere o meno. Per la cronaca va rilevato che il primo set era stato vinto dal Melendugno per 25-12. Ecco, è tornato Pierluigi da poco, sentiamo. Vertici della società di casa, è intervenuto anche qualcuno, probabilmente del Poli Cutrofiano. Non so cosa decideranno il tuo arbitrale. Il pubblico è spazientito perché ha pagato anche il biglietto per assistere alla partita. Adesso non sa effettivamente come dovrà gestire questa situazione la società di casa. Tantissimi gli interessati anche delle città di vicine, gli altri addetti ai lavori del mondo della pallavolo salentina. E scusate il fiatone, ma siamo saliti in fretta per dare le informazioni prima possibile. Dicevamo, probabilmente il primo campo disponibile sarebbe Cutrofiano, ma Cutrofiano Cutrofiano maschile sta giocando il proprio campionato, c'è una partita in corso, quindi in realtà è molto particolare. Arrivano intanto notizie ufficiali. Cutrofiano sono 23 km, già siamo lontani da casa qui. Lo speaker di casa sta dando comunicazioni ufficiali. Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va. Stiamo seguendo insieme a voi queste immagini. Davvero una situazione davvero poco disdicevole. Si stanno allenando, se ne stanno allontanando le squadre. Si stanno allontanando le squadre, quindi è probabile che ci sia un cambiamento di sede, eh? E così ci pare di capire da queste immagini che stiamo vedendo. Pioggia è entrata, appunto piove nel palazzetto di Martignano, e quindi la partita dovrà spostarsi sul campo di Cutrofiano, che ricordiamo è distante 23 km da Martignano, quindi tutti i disagi del caso. Quindi si sposterà a Cutrofiano la partita, e questa sarà una notte da tregenda per la pallavolo cerignola.